stato molto contento di curare il libro di Fabiano, perché è un libro molto particolare di poesie. Io dico anche, insomma, con una collana di poesia sono molto appassionato anche di poesia contemporanea, ma un libro come questo non c'è, purtroppo, ce n'è uno solo. Perché l'altra volta parlavamo dei futuristi durante il laboratorio, ecco, e lui ha molto affinità col movimento futurista, cioè questo giocare con le parole talmente tanto da distrarre il lettore. Invece all'interno del libro ci sono tanti messaggi che lui forse nemmeno se ne rende conto, tante problematiche che magari sottende o che vuole evidenziare, o che evidenzia comunque anche senza saperlo. E io mi sono segnato delle cose, per esempio dei temi fondamentali che ha il concetto di tempo e il concetto anche della domanda, cioè domanda e risposta. È un po', sono dei temi che ripercorrono un po' tutto il libro. Invece Fabiano, le tue poesie come nascono? Io non è che non mi struggo, il discorso è dove mi struggo, perché il tipo di poesia, la poesia che scrivo, dipende da quando e dove mi struggo, cioè alcune di queste poesie sono nate in metropolitana, molte di queste poesie sono nate in metropolitana, e alcune sono nate sul divano, alcune sono nate camminando con tutte le difficoltà del caso, perché non sapevo come scrivermene. Cominciamo con una breve, per la vostra gioia. Vengano, giudico tutto, e tutti, lutti e frutti, dell'amore, del peccato, incastrato, ibernato nel ghiaccio tropicale dello stare a guardare. Approccio onirico affermata ad autobus. Seduto su panca di ferro diversamente comoda. Modi di sognarti sull'uscio di casa all'arrivo, almeno 700 più 6. E scorre la strada, la fermata ha una voce, ma la mia arriva dopo. E si apre la porta, ed un'altra. Una tessera rossa mi porta da te, magneticamente.